le nuove maglie del Napoli finalmente saranno svelate. Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici sportivi, che vi parla è Dario Sarnataro, Forza Napoli sempre sino alle 13, poi anche Marte Sport Live insieme per parlare del Napoli. Inizia la settimana che ci porta all'incipit di questa nuova stagione 23-24. Oggi sulla MSC il Napoli svelerà la nuova maglia, già sono uscite a destra e a sinistra sui social vari tipi di maglie possibili, probabili, con MSC nuovo main sponsor, con una maglia che ricorda quella della Serie C, della Serie B del Napoli, della Diadora, con lo scudetto ovviamente, e tante altre sorprese vi faremo sapere più tardi su questo profilo. Ma c'è anche la settimana che ci condurrà al ritiro a Di Maro del 14 venerdì, primo giorno in Trentino, e noi avremo vari collegamenti con Gianluca Gifuni mattina, sera, anche di notte. Poi ovviamente, anzi prima del 14, il 12 c'è il raduno a Castelvolturno con Rudy Garcia già a Napoli, già ieri a Napoli insieme a De Laurentiis, quest'oggi presenteranno nuove maglie. Insomma, tante cose di cui parlare, e soprattutto anche dell'erede di Kim, Kitra, Mavropanos, Itakura, i due ultimi nomi. Poi c'è sempre Kilman, che è un po' l'obiettivo numero uno del Napoli, c'è ancora, resiste un pochino, De Normand, e chissà qualche altra sorpresa. Il vostro preferito al 339-666-9990, faremo vari focus di mercato anche relativamente ai calciatori del Napoli, tipo Meret, Politano, Lozano, che devono essere confermati, Osimhen ovviamente, ma c'è anche il filo diretto tra un po' con Enrico Fedele allo 081-63-6363, quindi tra un po' poi apriremo le linee. Intanto di Spalletti ne ha parlato magnificamente nel suo libro Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Ciao Dario, un grande piacere. Grande piacere di trovarti, visto che mi ti ruba sempre Gianluca Gifuni, che saluto. Si scherza, ne hai parlato con Gianluca molto anche del Gianluca. Esatto, sì, questo è l'orario canonico, esatto, alle 12. Esatto, l'orario di Gianluca Gifuni, che salutiamo, l'amico e collega, con lui hai parlato, ho sentito il tuo libro su Spalletti, molto bello, sì. E grazie, è ancora, siamo ancora un po' legati, allora sono Spalletti, chiaro che l'era Garcia è ampiamente iniziata, e oggi sarà anche il primo atto con le nuove maglie del Napoli, ma soprattutto attendiamo novità dal mercato, Enzo, perché sai, se ci fosse stato Spalletti, Spalletti forse avrebbe detto no, meglio Mavropanos, no, meglio Itakura, no, meglio quell'altro, eccetera. Adesso che succede? Rudy Garcia sarà così incisivo secondo te? Ma io spero di sì, perché non mi è mai sembrato un allenatore con poco carattere, certamente. Forse più disponibile, forse più malleabile, non lo so, ragiono, ma comunque un allenatore deve poi fare gli interessi della società, ma anche i suoi. È chiaro che se ti dicono fra tre o quattro giocatori quale preferisci, anch'io dirigente l'allenatore lo vado a sentire a prescindere, poi lui si farà a sua volta sentire per esprimere le proprie ragioni. È un ruolo delicato questo, Kim guidava la difesa, quindi sì, devi andare a prendere un giocatore che sia in sintonia con Rahmani e con gli altri già esistenti, che costituisca comunque nel ruolo il punto fondamentale di riferimento della manovra difensiva, fermo restando che credo che non cambierà molto Garcia. Quindi queste sono le caratteristiche che deve avere un giocatore che sostituisce Kim, che se vuoi può essere in questo momento insostituibile, perché ha fatto una stagione straordinaria Kim. Io ha raggiunto in certe partite dei livelli incredibili nell'impostare, al di là dell'andare a difendere, che era bravissimo, rapidità, ma anche nella capacità fisica di gestire tutto quanto, di uscire a testa alta dall'area. Insomma, faccio fatica a immaginare, però ripeto, deve essere un gioco di Cesello inserire un giocatore che abbia quelle caratteristiche. Lo possono sapere solo loro andando a rivedere e vedere i filmati, magari qualcuno che è andato anche a vedere dal vivo le partite sarebbe auspicabile, e che abbia un identikit esatto del giocatore che ti metti in casa. E sai, i margini di errore ci sono in una situazione come questa, da quando raggiungi la perfezione, perché il Napoli l'ha raggiunta in molte partite la perfezione, poi diventa tutto più complicato. Questo bisogna, è una cosa che bisogna accettare, che i tifosi del Napoli devono accettare, perché è inevitabile. Dobbiamo partire da questo presupposto che sarà, non dico impossibile, ma quasi ripetere
Non so se la vittoria del campionato, ma certamente certe perfezioni di Luciano Spalletti, il vincente. Vi ricordo sempre il libro, Tre edizioni, che è anche disponibile sui vari store online, IBS, eccetera, eccetera. No, ma mi dicevi, Spalletti non potrà essere dimenticato. Questo è assolutamente, Spalletti è un pezzo di Napoli. Cioè, io ho detto, lo ridico perché lo penso, è diventato immortale per Napoli. Non è Maradona, voglio dire, ma gli eroi degli scudetti del Napoli sono tutti accarezzati dall'immortalità, dal vento dell'immortalità. Sì, certo, poi quando dai molto, perché Spalletti ha dato molto anche dal punto di vista umano, continua a dare anche adesso che non è più l'allenatore del Napoli, abbiamo visto le sue presenze in città, nei dintorni, vacanze più o meno, insomma sarà un qualcuno o qualcosa col quale dover fare i conti e ricordare. Io credo sempre nel cuore, ecco, questo è il mio auspicio, al di là del libro, proprio per quello che ha dato Spalletti, perché magari un domani lo vedremo su un'altra panchina, perché lo vedremo. Io credo che dovrà essere un passaggio indolore, dovrà rimanere fermo quello che lui ha fatto per la città. Qui noi ci appassioniamo tanto ai protagonisti, anche su Giunturi ci sono state un po' di polemiche, sinceramente a me non hanno molto appassionato queste polemiche di Giunturi, traditore o non traditore. Giunturi è stato un ottimo, un grande protagonista, ma non è Maradona, quindi è già fatto parte del passato. Insomma. Nel calcio di oggi è tutto molto rimane quello che di concreto che rimane sugli almanacchi, i momenti, ma poi le persone, i giocatori. Guarda, lo dico in maniera molto triste, perché forse per me rimarrebbero per sempre nel posto dove sono stati, dove hanno fatto bene. Io sono legato culturalmente, ma anche per generazione, alle bandiere, no? Ai grandi. Però, come Luisito Suarez, che ricordiamo anche oggi, il giorno dopo la scomparsa, di un fuoriclasse straordinario. Tra l'altro noi abbiamo avuto l'onore di intervistarlo varie volte qui a Radio Marte, di grande arguzia e grande simpatia. Vabbè. Sì, ma poi anche di modestia, ecco, quei giocatori che erano come noi, ecco, siamo legati a quella generazione, io personalmente, però oggi è cambiato tutto e bisogna un po' adeguarci a questi. Sono dei professionisti che vanno, fanno il massimo, devi pretendere che diano il massimo quando sono a lavorare per te, per la tua maglia, per i tuoi colori, poi se vanno a lavorare da un'altra parte, pazienza, l'importante è sostituirli con altri altrettanto bravi, questa è la logica del calcio. D'accordo con te. Caro Enzo, nel salutarti, ma tu hai una preferenza ad oggi, visto che cambiano sempre i candidati per prendere il posto di Kim, tra i vari nomi ultimi, Itakura, Mavropanos, appunto Kilman, che sembra il numero uno, ancora le Norman, poi magari non tutti li conosciamo bene, io per primo. No, appunto, questo è il problema. Le Norman a me piace molto, l'ho visto più spesso. Gli altri, come ti dicevo prima, non posso fidarmi del mio intuito, della mia esperienza, che un po' ce l'abbiamo dopo 40 anni di calcio. Io lo voglio vedere in un contesto, questo lo puoi fare solo andando ad analizzare partite più partite ancora. Io credo che mi fido, perché il Napoli non era solo Giuntoli. Quando vai a scegliere i giocatori che hanno scelto negli ultimi anni e l'hanno presi adatti quando non sapevamo nessuno, magari l'hanno vivisezionati per mesi in partite, credo l'abbiano fatto anche in questa occasione, e quindi mi fido della scelta che verrà fatta, perché sicuramente lo sapevano da tempo che Kim se ne sarebbe andato via, e quindi si sono preparati. Verrà un ottimo difensore centrale, su questo non ho dubbi. Grazie Enzo, un abbraccio, buona giornata. Grazie a voi, sempre un grande piacere, a presto. Ciao, sempre un grande piacere per noi, caro Enzo Bucchioni. Questo amico scrive: non mi allineo al quesito quali sono le vostre preferenze, ho constato che sono mesi che si sapeva che di quattro calciatori che sarebbero andati via, Dembe, Beresischi, Ndombele, Dembe e Kim, ad oggi almeno il Vichy Anghissa dov'è? Cosa si aspetta? Come finisce la storia di Osimhen? Delusione sulla mancata preventiva programmazione. Ecco, Egizio ti ha in qualche modo risposto proprio Enzo Bucchioni poco fa, dicendo: si sapeva che Kim sarebbe andato via, il Napoli possibile che sia così sprovveduto, ha dimostrato nella programmazione degli acquisti, anche di Kvaratskhelia stesso, di essere abbastanza in anticipo. Poi nel mercato, cari amici, non è che tutto va secondo il tuo gusto, nel senso, tu magari hai preso un accordo con Kilman, non è che puoi far firmare nulla perché sarebbe illegale, però poi dopo cambiano le condizioni, improvvisamente cambia idea, c'è una nuova offerta. Ma il Napoli io credo che abbia già programmato questo libero acquisti. Parleremo anche di Meret, parleremo anche di Faraoni, parleremo con voi e i vostri messaggi al 339 666 9990.
ma anche 0816363663, tra un po' con Enrico Fedele, tra un po' con Marco Giordano, calciomercato.it, per parlare di tutte le trattative del Napoli, anche di Milinkovic Savic, che sta andando anche lui, cari amici, in agli Emirati Arabi Uniti. Quindi senza Milinkovic Savic la Lazio, ma anche le altre italiane che l'avrebbero voluto, forse Napoli compreso. A tra poco. Stasera alle 20 alle 21 e anche domani parleremo, se vi piace o meno, la nuova maglia del Napoli. Stanno girando su internet, in particolare gli amici di A Tutela della Maglia del Napoli, che sono molto attivi su Twitter, hanno già messo la prima e la seconda maglia, non so se sono quelle finali, ma insomma particolare, con la seconda maglia bianca con i bordini blu, molto bella devo dire, con anche in sottoimpressione potremmo dire così il Vesuvio, il Golfo di Napoli, la prima maglia azzurra classica con i bordini tricolori. Però parliamo della maglia, ma anche non solo della maglia, con il collega amico Marco Giordano, calciomercato.it. Ciao Marco, e TV ciao, Play. Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Marco. Come stai? Impegnatissimo sul fronte Milinkovic Savic, che sembra, l'hai scritto tu poco fa, davvero diretto per quello che non sembrava essere una sua destinazione. Ma non è che Laurenti ci ha veramente provato. Ci ha provato, infatti. Sì, ci ha provato. Ci ha provato con un'offerta che non è stata considerata, come dire, appetibile dalla Lazio, diciamo che. Invece dovrebbe andare, come tu scrivi, all'Al Hilal. Per 40 milioni. Ma è stata la Juve, attenzione. Infatti, perché la Juve. Se le cose vanno così, la Juve, che pensava di avere in mano Milinkovic Savic, resta un attimino con le pile nel sacco. E quindi bisogna andare a riflettere su quello che è poi, diciamo, questa volontà di Savic. Poi, se la Juve riesce ad andare su Cup Miners, così come mi risulta, anche se l'Atalanta per il momento alza un po' un muro, allora io credo che addirittura potrebbe essere uno step superiore per la Juventus, perché secondo me Cup Miners ha ancora tantissimo da dare. Mm-hmm. Ed è un giocatore che potrebbe fare un grande salto in una top. La verità, mi sarebbe tanto piaciuto, mi piacerebbe tanto vederlo a Napoli. Sono d'accordo con te, l'abbiamo visto un po' tutti come avversario del Napoli, con la Z-Atmar. No, ma è quindi, tanta roba, cioè Cup Miners veramente mi piace tanto come giocatore. È veramente vero. Il giocatore che secondo me potrebbe completare qualsiasi centrocampo. Quindi occhio aperto su quello che può succedere su Cup Miners dell'Atalanta. Quello che registriamo è evidentemente che la Lazio incasserà 40 milioni. Ecco. E' è chiaro che se li sai spendere, a Sarri puoi mettere a disposizione dei giocatori che possono essere molto importanti. Quindi attenzione a quello che può significare la Lazio di Sarri questa stagione. Perché sono d'accordo con te, con i rinforzi giusti può essere un outsider importante. Prendi un paio di terzini forti e così via. La Lazio, noi dobbiamo prima di tutto partire da un presupposto, che ci saranno 6-7 squadre che lotteranno per la Champions. Poi quelle che verranno fuori per la lotta scudetto lo capiremo, diciamo, da, come sempre, da dicembre, gennaio in poi, in una maniera più certa. Bisogna partire dal presupposto che devi capire come si rafforzano quegli avversari, quelle 6-7 avversarie che tu Napoli avrai per la corsa Champions. È da lì che si parte, per capire pure se le altre alzano l'asticella, se la abbassano. Per esempio il Milan sta cercando di alzarla l'asticella, perché sì, è vero, ha perso Tonali, non ha più 80 milioni, però prendi Loftus-Cheek, prendi Pulisic, se dai via quei due o tre giocatori, diciamo, mediocri che ha Mecho-Kweze, là come si pronuncia, piace molto, se metti a destra Samuel Chukwueze del Villarreal, che secondo me che può avere, non dico un impatto all'Akvara, però è un giocatore forte. Chukwueze a destra, cioè, e Leao, a sinistra Chukwueze, Pulisic c'ha una bomba là.
cioè Leao su questo. Vero. A proposito di bombe, Marco, perché poi dovevo virare con te subito sul Napoli, il tempo scorre, perché Osimhen è senza Osimhen, un Napoli con e senza Osimhen cambia molto, quindi diciamo sono che per il momento diversi, esatto, assolutamente sì, diciamo che Osimhen lo lasciamo per il momento in un angolo, a meno che tu non abbia delle informazioni ulteriori oltre al tentativo del ma Napoli di rinnovare. Dipende tutto da Mbappé, se certo, qualcuno di noi ha modo di parlare col signor Mbappé, perché se Mbappé non oggi, oggi no, c'ho da fare, poi magari domani esatto, tanto mai ci riproviamo. Sì. Ma se Mbappé va al Real, allora può succedere di tutto, sì, cioè è inutile che sì, ci giriamo attorno. Nel momento in cui Mbappé va al Real si apre il domino, ma nel senso che il Paris, supponiamo che il Paris compri per 100 milioni Harry Kane, che ci importa? Ecco. Ci importa, perché il Tottenham va a mettere 150 su Osimhen, cioè nel momento in cui si muove Mbappé si apre il domino. Quindi è da lì che si parte per qualsiasi cosa, si partirà sempre solo da Kylian Mbappé. Vero. Questo amico scrive giustamente, Ciro, buongiorno, se il Bayern non paga la clausola entro il 15 sarà del Napoli, vero? La speranza... La paga. Ovviamente no, era per dire che giustamente molti amici tifosi sono legatissimi a Kim e sono preoccupati per il post Kim. Al momento, caro Marco, chi è quello più vicino al Napoli o meno lontano? Ma guarda, la questione è questa, Dario. Al Napoli piace tantissimo Kilman. Sì. E dopo aver studiato il profilo, ti dico... Tu studi spesso. Proposito, anch'io ho comprato il libro di Maurizio Pistocchi e Ziliani, studierò anch'io. Beh, poi ne parliamo, ma in privato. No, quello merita. Dopo aver studiato il profilo di Kilman, e ti dico che questo è un ragazzo che effettivamente ha un senso profondo nel farlo giocare al Napoli, perché ha forza fisica, impatto fisico, perché ha allo stesso tempo anche... la capacità, ragazzi, non sarà un Napoli che farà un grandissimo fraseggio, cioè non è che esatto, si tornerà ai tempi di Sarri, giusto per certo, comprendere. Cioè, però scusa, Napoli... ti interrompo su questo, perché Kilman, abbiamo detto tutti quanti, l'abbiamo un po' studiato, anche addirittura con esperienza nel futsal ad alti livelli. Le Normand ovviamente ha grande tecnica per essere un difensore, buona tecnica per essere un difensore. Leggo adesso da Opta Paolo che tra i giocatori della Bundesliga dall'inizio del 2023 solo Niklas Süle ha completato in percentuale più passaggi di Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach, 91,2% su 500 passaggi. Voglio dire, te lo chiedo Marco, comunque il Napoli sta andando su difensori, visto anche che Raccamai non è proprio prelibato tecnicamente, che sappiano anche impostare, quindi un minimo di palleggio ci sarà comunque. Non solo, Ko Itakura veniva utilizzato nella difesa a 3 quando il Mönchengladbach ha giocato a 3, perché Itakura ha giocato nel Mönchengladbach sia a 3 che a 4, anche come colui il quale veniva deputato al cambio di gioco. Quindi se tu vieni deputato al cambio di gioco e al lancio in profondità, è chiaro che sei un giocatore che ha capacità di impostare molto forti. Ko Itakura è diciamo uno che spezza la linea anche con grossa intelligenza, ha delle letture che ricordano molto quelle di Kim Min-jae. La differenza con Kilman sta nell'impatto fisico, cioè sì, secondo me Itakura è un po' più scarico nell'impatto fisico rispetto a sì, ha meno struttura. Perché il Napoli prende Kilman? Perché va a riassumere. Ah, lo prende allora? Stai dicendo che lo prende? No, lo vorrebbe prendere, ma è complicato. E Mavropanos, come siamo messi con Mavropanos? Corazziere. Guarda, è il nome che ha tirato fuori questa mattina il Corriere dello Sport, sì, stavo iniziando a vederlo, giocatore che comunque è seguito anche tanto in Premier, piace anche alla Juventus, da quello che so. Quindi è sicuramente uno di quei profili che bisogna tenere in agenda. Io credo che alla fine è chiaro che tu cercherai di fare una quadra rispetto a tutti quelli che sono i vari obiettivi, ma c'entra Osimhen anche in questo caso, perché chiaramente un conto è avere tanti soldi per rifare la squadra letteralmente, o comunque andarla a puntellare in tanti reparti, perché poi non prendi solo un attaccante con tutti quei soldi. Ovviamente un altro conto è non avere quei soldi e ragionare su unità di misura diverse. Certo, è chiaro. Però è chiaro che il Napoli fa 40 milioni circa, diciamo, se non facciamo troppi i ragionieri, di plusvalenza con Kim, no? Tra i 10 già circa... Sì,
di ammortamento, quindi 40 in teoria li potrebbe spendere, poi è chiaro sono scelte e strategie societarie. Su Itacura c'è anche il dubbio, anzi il neo, più che il neo, che va in Coppa d'Asia anche lui, oltre agli africani anche Itacura, quindi diventa complicato poi tra gennaio e febbraio giocare senza Itacura, Anghissa, speriamo Osimhene che sta ancora a Napoli. Per te... Senza ombra di dubbio, ma ti ripeto, cioè poi tutto il rafforzamento di una rosa dipende dalle disponibilità che hai, anche dai soldi che sei costretto ad investire, certo. Anche perché se ti arrivano, tanto per dire, 50 milioni in una prima rata per Osimhen, e tu quei soldi, poi ci sono mille meccanismi che noi non possiamo stare qui a spiegare, vengono anche tassati, quindi in qualche modo sei quasi costretto a spenderli, ci sono mille addentellati che purtroppo diamo molto per scontato, quando in realtà non lo sono assolutamente. E quindi attenzione a tutto quello che sta accadendo. Vabbè, tu se avessi, diciamo, X euro in tasca, chi prenderesti tra questi nomi o altri magari? Diciamo che per quanto mi riguarda, ma è una preferenza essenzialmente legata al modo di stare, quindi prendere un centrale che ha tantissima capacità di fare due cose, di leggere l'azione e di spezzare la linea quando serve. Sì. È una cosa molto complicata, non ce ne sono. Oltre che difendere un 40 metri alle spalle, almeno con Spalletti poi, allenatore, vedremo Garcia. Posso dire, cambia pure tutto, e perché è tutto legato ad Osimhen, anche tatticamente? Perché supponiamo che tu prenda una prima punta che non ti dia tanta proposta, va via Osimhen, supponiamo, speriamo di no, va via Osimhen, hai una prima punta che riesce ad acquistare, che lega molto il gioco e che non ti dà la tanta profondità. Per esempio assurdo, prendi Lukaku che ama ricevere la palla addosso e non Højlund, certo, che ama invece andare ad allungarsi la squadra al stile Osimhen. Certo, allora chiaro, a quel punto deve cambiare pure il modo che tu devi avere di impostare il tuo gioco. E quindi chiaramente devi cambiare pure potenzialmente la scelta del profilo del difensore, se ci riesci. Allora sono tantissimi intrecci che poi chiaramente tu non puoi andare a banalizzare con prendo questo, prendo quell'altro. Però è anche vero, Marco, prima di salutarti, che poi il Napoli prenderà l'erede di Kim prima dell'eventuale sviluppo, a meno che non accada in questi giorni, sviluppo della situazione di Osimhen, perché è chiaro che arriva prima, no? Non può arrivare, non può aspettare il 30 luglio. Vediamo oggi che ci dice Don Aurelio. Infatti. Secondo me oggi capiamo un po' di cose. Marco, grazie per il tuo intervento. Appuntamento su TV Play e calciomercato.it. Buon lavoro. Grazie a Marco Giordano. Dobbiamo fermarci tra un po'. Enrico Fedele, ragazzi, allora che ne pensate? Chi deve venire al posto di Kim? Della nuova maglia poi ne parleremo stasera e domani, e tra l'altro qualcuno ci chiede, ore 15 la presentazione sui social, sui vari siti, Calcio Napoli 24, tutto Napoli, altri sicuramente ci sarà la diretta, quindi insomma vi domando a loro, Napoli Magazine ovviamente, tutti gli amici che sono sempre molto puntuali, ma poi alle 20 saremo noi in onda con Emanuela Castelli per dirvi tutto sulla nuova maglia, ma soprattutto sulle dichiarazioni che farà De Laurentiis. Chissà se sarà criptico, sarà uno che dirà delle cose, oppure se oggi il presidente darà delle indicazioni precise. Intanto il vostro parere sull'erede di Kim e non solo, tra un po' parleremo anche dei premi Champions che avrà il Napoli per la prossima stagione. Soprattutto arriva Enrico Fedele su Marte, in Forza Napoli sempre, 0816363 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedele. Questi soldi che il Napoli incasserà dalla Champions League, nuova distribuzione, i 32 club che si qualificheranno alla fase a gironi come il Napoli riceveranno già così subito 15,6 milioni di euro per ogni partita della fase a gironi, bonus 2,8 milioni per le vittorie, 930 mila euro per i pareggi. I club che si qualificano agli ottavi altri 9,6 milioni, ovviamente poi bisogna mettere in conto anche gli incassi al market pool e ovviamente gli incassi dello stadio. Insomma, aumentano ancora gli incassi della Champions League, però non parliamo di soldi, parliamo di questioni tecniche con Enrico Fedele. Direttore, buongiorno. A voi, buongiorno a tutti. Oggi sul Roma l'infedele ha dato giustamente fiducia a De Laurentiis, ma a tempo, perché ci sono due o tre situazioni per le quali l'attendismo, scrive Enrico Fedele oggi sul Roma, non è proprio una virtù. Mi sembra un po' strano che una squadra come il Napoli,
che è proiettata verso diciamo i primi posti in Europa, sia ancora, come ti devo dire, brancolando nel buio per almeno apparentemente magari di giocatori e di staff tecnico, sì. Anche perché mi sembra un poco troppo, come ti devo dire, esagerato non fornirci delle prestazioni di un addetto ai lavori come direttore sportivo. Proprio ieri sera guardavo intorno a mezzanotte un meeting che è stato fatto con i miei dei direttori sportivi, dove c'erano tutti i grandi operatori del mercato, c'era Cordino, c'era Carnevale, c'era, e non c'era Marotta, c'era Galliani, certo. C'erano tutti. Ebbene, si dava proprio l'importanza all'artigiano del campo, a chi conosce il profumo dell'erba e della canfora, chi sa gestire praticamente i rumors dello spogliatoio, certo. Oltre il mercato, no? Oltre il mercato, oltre il 31 agosto, giusto, direttore? Che oltre fa star buono i calciatori che pretendono di giocare e che magari non giocano, di un elemento di personalità è che ci vuole, perché ricordate che i giocatori quando stanno in un momento di crisi hanno bisogno del sostegno, ecco. Di ex calciatori che conoscono l'ambiente e che diano una parola di conforto. Ecco, queste cose che sono di una importanza unica, mi pare che in questo calcio di business sia sparito, perché non c'è esistito, questo personaggio non conta più. E invece credo che sconti, questo è il concetto che dice, no? Bravo, adesso contano gli intermediari, chi ti fa vendere i giocatori che non hanno praticamente fatto un ottimo campionato, che però poi ti impongono di pigliare altri giocatori. Certo. E quindi viene questa figura bypassata, quasi come se fosse il contorno di una pietanza, ma non è così. Allora, 08, sì, intanto 09, chiedo scusa, 081 636363, per intervenire in diretta con Enrico Fedele per domande sul nuovo difensore, su questo discorso del direttore sportivo, perché il concetto è, direttore, quindi lei accetta, mi sembra di capire, anche che De Laurentiis con Micheli, Mantovani, Chiavelli, sì, magari Sinicopri conduca il mercato, ma non che dal 31 agosto in poi, dal 1 settembre in poi, non ci sia una figura che gestisca. È come se il presidente del Consiglio volesse fare il ministro degli esteri, il ministro dell'interno, il ministro del turismo e dello sport. Cioè, alla fine io ho chiuso questo pezzo, grazie al direttore. Icaro, citando Icaro. Come Icaro, che tutti conoscono, che era convinto che potesse volare. E quindi si fece costruire delle ali, che però le fece costruire di cera. Voleva andare vicino al sole perché era convinto che fosse come il sole, che era un immortale, e si squagliarono queste serie e cadde giù. Va bene. Passiamo subito agli amici che ci hanno chiamato allo 081 636363. Nicola, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Ciao, direttore Fedele, buongiorno. Senta, si diceva che per quanto riguarda la figura del direttore sportivo fosse nelle grazie del presidente De Laurentiis, che ormai tutti danno per tutto fare, però ho l'impressione che il presidente ha imparato a fare tutto e anche bene, questo glielo dobbiamo riconoscere. Vabbè. Sì, si sia Pompilio, dicevano, come Pompilio, che effettivamente non è andato via come Giuntoli. Grazie Nicola per la domanda. Direttore. Nicola, volevo dire una cosa, è lo scritto: chi nasce maresciallo non fa di capitano. Ecco. Ha detto tutto, no? Avete capito, amici? No, mi sembra evidente. Se Pompilio ha fatto il vice nell'ombra di Giuntoli, che già ha avuto negli ultimi due anni un po' di ribalta mediatica, evidentemente è un ottimo elemento. Però bisogna avere carisma di quel ruolo. Saper parlare con, diciamo, negli occhi ai calciatori. Bravo. 081 636363. Molti chiedono al direttore chi per il post Chimita cure è bravo, non è bravo. Mi sembra che le piace abbastanza questo giapponese. Guarda, io non lo conosco, però ho chiamato proprio ieri il mio amico grande competente Eugenio Albarella. Sì, amico comune, che lo conosce bene. Certo. Infatti. Lo ha visto parecchie volte e mi ha parlato, a parte della
cultura del lavoro che quel DNA, certo, degli asiatici. Sì. Ho avuto il primo giapponese sotto la mia direzione a Parma, che è Nakata, sì, non ti dico, di una educazione, di una cultura del lavoro unica. Ma al di là di questo, non è Kim. Provo a fare, parlavamo con Marco Giordano, pare che abbia questa capacità di rompere la linea e lettura del gioco, ma fisicamente si vede subito non che non è Kim. È un giocatore che è portato anche a giocare, fisicamente non Kim, mi senti? Sì, sì. Con i piedi non è male, è un buon difensore, ma non è Kim. Marco, buongiorno. Dal punto di vista fisico. No, no, ho capito. Marco, buongiorno. Buongiorno. Vai, niente, ritornando al ruolo del direttore sportivo, ma non vorrei che pretende questo ruolo un po' al genero e un po' al figlio, che comunque sono più di 15 anni e comunque vive lo spogliatoio anche lui. Non vorrei che farebbe lui, diciamo, da tranche. Ma guarda, mi anche il figlio anche Edoardo De Laurentiis. Grazie. Ma guardate, Marco, io questo ruolo del direttore sportivo non voglio essere preso il gioco, ma basta andare negli andati. Abbiamo inventato nomi ed aveva degli altri compiti. Ma voglio dire che il direttore sportivo non può essere uno che praticamente troppo legato alla proprietà, dice. Ecco, deve essere uno inserito in quell'ambiente, che conosce il collega, che conosce virtù e difetti, pregi dell'interlocutore. Come, direttore, c'è qualcuno della contesta intanto, dice parlargli. Sì, sì, chiarissimo, questo è un amico che ci scrive via WhatsApp la contesta. Ma cosa vuol dire? Giuntoli è nato maresciallo, lo stesso Fedele è nato direttore, ma così scrive questo amico. Io sono nato direttore. Però io credo che il direttore Fedele si riferisca a tutte le società nelle quali sono andato. C'era una società nella quale io non facevo entrare il vicepresidente dello spogliatoio. Il direttore generale non entrava nello spogliatoio. Quindi il concetto è dell'albergo della squadra. È di personalità, di ruolo. Basta. Bisogna pigliarsi dei responsabili. Cioè, il calciatore deve riconoscere una persona che sia competente. Perché ricordatevi, la storia e la competenza ti fanno rispettare. Se non hai storia e non hai competenza, trovi il giocatore non intelligente, il quale alla fine ti dice: ma tu signore chi è? Ho capito. C'è Giuseppe per lei. Giuseppe, buongiorno. Pronto? Sì, vai, sei in diretta. Pronto, buongiorno. Dottor Ferire, io sono pienamente d'accordo con lei. Vai. A ognuno la propria competenza. Però io mi chiedo una cosa, dico, ma dal primo momento il nostro carissimo presidente non poteva essere chiaro e magari dire: mi tengo i giocatori, chi vuole andare via va via, perché i soldi se li ha incassati, ne ha incassati pure parecchio, quindi non è un problema di soldi. Come pure dice lei, è un problema di organizzazione. Ci vuole, ognuno deve avere il suo compito, tutti quanti. Sì. Tutti dicono Aurelio è competente, ha assunto la competenza in questi 20 anni, ma non è vero, perché ognuno deve avere, diciamo, il suo quindi ruolo. Giuseppe, la domanda qual è? Perdonami. La domanda è questa. Dico, ma è proprio necessario che Osimhen vada via? E dal primo momento non gli poteva dare un ingaggio. Grazie Giuseppe, intanto. Giuseppe, perdonami, il problema di Osimhen è solo un problema, diciamo, che si sta tirando la corda fino alla fine. Mi auguro che si possa trovare una soluzione, ma ecco, anche in questo caso c'è bisogno di un artigiano, cioè il barbiere diventa capo barbiere di un salone, di una parruccheria, dove volete voi, quando ha fatto il mestiere dal di dentro, certo, dove sta, come organizzarsi, come trattare il cliente. Non si è dalla sera al mattino, in 10 anni, uno che fa un cinema, poi può essere una persona. Anche di sul grande caso Osimhen, dice, nel tessere l'eventuale conferma, il rinnovo di contratto. Vabbè, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Ci sono un po' di domande ancora per lei, la trattengo. 3 minuti e torniamo a Enrico Fedele e tanti altri ospiti. Tra poco. E
Allora, torniamo in diretta, vi parla sempre Dario Sarnataro con Enrico Fedele per parlare dell'artigiano, del barbiere che deve esserci, e secondo Fedele e anche secondo me, devo dire, da un collante tra squadra e società, a prescindere dal mercato e dal mercato. Questo amico scrive: sono un barbiere, l'esempio che ha fatto il direttore è verissimo, devi stare dentro per capire e gestire per bene tutte le dinamiche del quotidiano. Carlo da Firenze, anche perché direttore, ci sta? Ci sta con noi? Sì, sono qua. Perché il mercato tra intermediari, procuratori, Laurenti, Schiavelli, Micheli, Mantovani, eccetera, si può fare, poi magari Giuntoli ha dato qualcosa in più, per carità. È il post che a me preoccupa, no? Le gestioni, per esempio, se Zielinski e Lozano restano e non rinnova il contratto, bisogna gestirle queste situazioni. Ma quello è cambiato. Allora, volevo essere chiaro, molti anni fa, 30 se non di più, io ho fatto un saggio, Marco Reggiano, che è stato molto apprezzato qua, anche gli scontri, nel quale sta per finire la figura del vecchio direttore sportivo. Sì. Era praticamente un direttore generale che aveva una, come ti devo dire, pieno potere in base al budget nello scegliere calzatore. Oggi non è più così. No, ormai non più. Allora si è evoluta questa cosa, però non si può fare a meno di questo comandante che abbiamo detto. È così. Questo amico scrive, allora, domanda al signor Fedele: come vedrebbe Hamsik nel ruolo di collante tra società e squadra? Corrado bene, su capo. Ma non da direttore sportivo, alla Zanetti. Eh sì, quindi un ruolo dirigenziale. Come un personaggio carismatico, continuità in un progetto che conosce vita e miracoli, che è stato un leader, anche se silenzioso, ma che è stato un grande giocatore e ha la qualità di poter dire a un suo ex collega: fai questo, fai quest'altro. Un po' come capita nel settore nelle scuole calcio: se tu metti a fare l'istruttore uno che non ha mai giocato, il papà che ha delle linee di tazzi, quando vede il ragazzo che non impara e dice: ma per fortuna chi è quello? Lo so, poi magari prende uno che ha giocato, che viene da un settore giovanile, che sarà anche meno intelligente, però viene certe dinamiche le conosce. Certo. Ultima telefonata, Antonio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Saluto anche al direttore Fedele. Direttore, una domanda. Per carità, sono felicissimo dello scudetto, ci mancherebbe altro, però qui secondo me si sta cadendo nell'errore di dare troppo credito a De Laurentiis, anche nelle scelte di cosa si è mercato. Voglio dire, io voglio ricordare ai più che mi pare un anno con Mazzarri o con Sarri, noi eravamo primi in classifica al giro di Boa, ci davano tutti per vincitori con 4-5 punti di vantaggio, mi pare che prendemmo Grassi e Reggi. Sì, ma anche sì, certo. Sì, no, anche dopo solo Milic addirittura arrivò perché si fece male. Domanda per direttore, vai. Sì, e poi vi ascolto per radio. Voglio dire, la polemica qua io non so la mente. Quello che abbiamo detto. Io non sono l'anello che sto a credere che lui alla festa scudetto dice vinceremo la Champions, se dove è scontato che lui quest'anno vince la Champions. Però voglio dare un consiglio a De Laurentiis. Sì. Non tutti come lui immagino che creda, perché in alcune battute ce l'ha fatto credere. A Napoli abbiamo l'anello al naso. Che vuoi dire Antonio? Vai al dunque, scusami. Secondo me fa più bella figura stare zitto che a fare promesse. Grazie Antonio, grazie. Questo non ci sono dubbi, che abbia dei grandi intuiti da un punto di vista manageriale non si discute, però lui, essendo uno di immagine, magari esagera, come vinto il campionato, vinto la Champions. L'esempio di oggi su Roma di Icaro è quello che si rivolge, Poi vogliamo andare ancora più nell'attualità e non rispolverare vecchi ricordi storici, andiamo al Milan. Ecco. In giro di 2 anni i santi, tutti, dirigenti e giocatori, sono diventati diavoli. È rimasto solo Pioli, in effetti. Vabbè, poi ne parliamo. Il calcio
è strano. Una palla sul palo, sì, cambia ti fa destino. Dare un giudizio, una certo. Palla in rete ti fa dare un altro giudizio. Ricordatelo, c'è un solo Dio, il risultato. Un abbraccio, direttore, ci sentiamo in settimana. Grazie. Un abbraccio di Enrico Fedele. Mauro Bonomi, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Marte. Bene, grazie. Grazie per essere con noi. Qui si parla di difensori, Mauro. Dobbiamo un attimo capire il tuo punto di vista, perché l'eredità di Kim è molto pesante. Poi dipende anche da come vuole giocare Rudy Garcia, no? Per prendere il difensore giusto, o sbaglio? Allora, certo che Kim sarà dura da sostituire, anche se in giro qualcosa di buono c'è. Bisogna essere bravi sul mercato, poi bisognerà vedere anche, altra incognita, il modulo che vorrà fare Rudy Garcia, anche se lo conosciamo, perché comunque non ha cambiato ed è quello che ha messo a disposizione negli ultimi anni. Tutto un grosso punto di domanda, peccato, perché c'erano le basi forse per costruire un ciclo, ecco, quindi bisogna ripartire, bisogna star vicino comunque alla squadra e speriamo che si abbiano risultati nell'immediato, ecco. Questo amico ci scrive, te lo chiedo quindi questo concetto, ci scrive di Østigard, eccolo qua. Secondo voi Østigard quest'anno scalerà le gerarchie oppure sarà di nuovo quarta scelta da Carmine e da Villaricca? Østigard è un giocatore che ricorda anche un po' Mauro Bonomi. Ma allora, lo conosco, è un buonissimo giocatore, più se ne hanno e meglio è, secondo me sarà l'anno in cui avrà più spazio e sicuramente renderà al meglio. Rudy Garcia, su quel profilo, è un buon motivatore, ha un carattere che non esclude nessuno a priori, quindi magari tollera magari qualche momento di annebbiamento. Uno che sa tenere il gruppo, e questo da morale, ecco, da morale bisogna comunque non star vicino alla squadra e incoraggiarla, e se ci fossero dei momenti iniziali magari non entusiasmanti, comunque ricordare che secondo me il presidente in tutti gli anni dall'inizio ha sempre cercato il meglio, magari con le proprie idee, però sicuramente oggi ha sempre portato del buon calcio, ha sempre portato comunque dei risultati. Certo. E quindi bisogna dargli fiducia. Nel salutarti, Mauro, hai letto, immagino anche tu, tanti nomi per il post Kim, torno su questo argomento. C'è qualche difensore che ti piace più degli altri, sul quale magari Scalvini stesso, che è uno che è nelle tue zone, insomma? Sì, è un buon prospetto. Penso che in una piazza come Napoli possa esplodere. È ovvio che è giovane, piazza così importante, bisognerà dargli tempo, ecco. Però Napoli è una piazza dove sono stato, quindi so che non ti dà tempo, dai, ti dà tempo, quello di cui avrà bisogno il Napoli quest'anno, perché comunque certo. Sono cambiate tante cose e dargli tempo. Bisogna avere la pazienza, quest'anno bisogna, la parola d'ordine è pazienza. Pazienza nonostante le pressioni, visto che hai il scudetto cuscito in petto, però effettivamente tante cose stanno cambiando. Mauro, grazie, un abbraccio, alla prossima. A voi, grazie a voi. Ciao, alla prossima, grazie a Mauro Bonomi, ex difensore anche del Napoli, della Lazio, ricorderete. Venne insieme alla Lazio, insieme a Favalle e Marcolini, anche con Marcolini ha giocato nel Napoli. Dobbiamo fermarci qualche istante di pubblicità, poi ripartiamo con Marte Sport Live con tanti temi. Parleremo anche di Meret, che è tra i migliori portieri italiani, anche secondo una classifica speciale, di Osimhen, parleremo anche non solo di Meret ma anche di mercato a tutto tondo con Nicolò Schira. Insomma, restate con noi, 339 666 9990 per partecipare al dibattito. A tra poco.